ragazzi, benvenuti in questo nuovo e super duper costosissimo video. Come avrete letto dal titolo, oggi facciamo un unboxing. È un contenuto che non ho mai fatto sul mio canale e questo sarà il primo. Ho pensato di farne uno fatto bene. Infatti, come avrete letto appunto dalla copertina e dal titolo, oggi parliamo di cifre davvero alte. Ho con me bici, accessori e abbigliamento, vi farò vedere tutto durante questo video. Non ho mai portato questo contenuto sul canale, quindi perdonatemi se magari non sarò così sciolto come in altri video, insomma, come nei vlog che faccio di solito. Per prima cosa vi invito ad iscrivervi al canale, perché dall'analytics vedo sempre che più del 70% delle persone che guarda i miei video non è iscritta, quindi cliccate il bottone qui in basso, a voi non costa nulla, ma a me permette di crescere, permette di portare più qualità sul canale e ovviamente più video, mi permette di collaborare con più aziende, insomma, portarvi più intrattenimento e informazione. Cominciamo subito, farò questo spacchettamento di Natale a giugno in prima persona, così da portarvi un po' con me durante questo momento che secondo me è uno dei sogni proibiti di ogni biker. Cominciamo subito. Cominciamo con un ordine magari logico, partiamo dal pacchettino più piccolo. Io ho già aperto per controllare i vari prodotti e soprattutto le varie bici, perché ovviamente sapete che i corrieri ogni tanto sbattacchiano un po' di qua un po' di là gli scatoloni e quindi le bici ogni tanto arrivano un po' ammaccate. Direi che con prodotti del genere è meglio controllare prima di ritirarle. Quindi cominciamo subito dal pacchetto più piccolo, magari poi andiamo in crescendo. Partiamo dal O-Chain, alcuni di voi l'avranno già visto, è un accessorio veramente super mega intelligente. Cos'è? All'apparenza sembra uno spider ed è proprio uno spider da montare sulla guarnitura della nostra mountain bike. Questo spider praticamente fa un movimento circolare di pochi gradi, che sono anche regolabili, e questo va ad annullare le forze del pedal kickback della nostra mountain bike, del nostro carro posteriore. Questo ha due vantaggi, perché ci permette di avere una sospensione più libera, quindi con più aderenza sul terreno, ma soprattutto elimina anche dei micro movimenti che fa la guarnitura quando la catena tira indietro e quindi fa il kickback, e ci permette di stancarci di meno quando scendiamo. Sono veramente curioso di provarlo, è una figata vederlo, è veramente realizzato molto molto bene, completamente lavorato CNC. Dovrebbero esserci al suo interno anche, appunto, si sono chiuse le varie boccoline per regolare quello che è la rotazione, perché si può regolare, se non mi ricordo male, in 3 posizioni, e quindi vi porterò sicuramente la prova. Penso che lo monterò sulla Mega, perché è per standard SRAM questo. Davvero davvero figo. Andiamo avanti, andiamo avanti col pacchettino un po' più piccolino tra questi. Questo arriva da Shimano, ragazzi, come potete vedere tutta roba XTR, perché XTR monterò la Yeti SB130, che vi farò vedere tra un attimo nella scatola qui. Vediamo cosa abbiamo qui. Cassettona XTR. Questa cassetta è la versione da cross country, quindi dovrebbe essere la 1046, se non mi ricordo male. Versione da cross country, perché purtroppo Marco non aveva da mandarmi le versioni enduro. Però ci accontentiamo. Qui non vedete i freni, perché vi faccio vedere tra un attimo quelli che monteremo sulla nostra Yeti. Purtroppo non ho ancora tutti i pezzi, avrei voluto farvi vedere tutti insieme, ma vi lascio un po' di suspense. Abbiamo il comandino, XTR, poi cosa abbiamo? Catena, 12 velocità, movimento centrale BB94 per la mia Yetozza, la corona da 34 denti, ragazzi, anche questa sarà veramente duro da spingere sui nostri sentieri, però la Yeti dovrebbe essere montata alla fine abbastanza leggerina e quindi non ho grossi dubbi sul fatto che si pedali molto molto bene. Poi ci sarà anche una sorpresa per quanto riguarda le sospensioni, ma non ve la spoilerò. Qui abbiamo lo stupendo deragliatore posteriore. Shimano ha fatto un lavorone per quanto riguarda la nuova serie dei deragliatori. È veramente bellissimo, veramente stupendo. E ultima ma non meno importante prodotto per quanto riguarda Shimano, ritroviamo qui, è questa scatolona dove c'è la guarnitura. Qui la parte sinistra e questa la parte destra, appunto, con il perno e l'innesto per la corona. Che figata aprire queste robe, è veramente Natale a giugno. Ho anticipato un po' il mio compleanno, dai. Peccato che tante delle cose che ci sono qui non sono mie, soprattutto le bici, e dovrò darle indietro. Vabbè, però intanto usiamole, montiamole e divertiamoci, questo è l'importante.
Portiamo via anche questo pacco di Shimano. Proseguiamo con il pacchetto, diciamo questo, dai, di Matt, che è abbastanza intermedio. Matt e Bluegrass, come sapete, sono due aziende italiane, ma andrò a fare anche un factory visit, quindi state allerta sul canale perché vi porterò a vedere come Matt e Bluegrass lavorano per la sicurezza dei rider, facendo test sui vari prodotti. Ho parlato con Ulisse e mi ha mandato questi tre caschi e le protezioni. Devo dire, materiale davvero fighissimo. Se seguite Toto sapete che lui è sponsorizzato e vi ho già fatto vedere un po' di materiale. Ulisse mi ha mandato per primo questo casco che è appena uscito, si chiama All Road, è un casco per il gravel, ve lo faccio vedere. Secondo me è molto 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 bello, soprattutto è semplice, è un caschettino economico e ha la possibilità di essere utilizzato magari sia in mountain bike che in che col bici da corsa o appunto col gravel, perché ha la possibilità anche di smontare questa visierina che fa un po' più aggressive con la gravel, secondo me, avere la visierina. Preferisco usare un casco da mountain bike o un casco così piuttosto che il caschettino da strada sulla gravel. Poi passiamo a un casco da strada. Qui accessoriato, ve ne parlo tra un secondo. Abbiamo il 30, se non mi ricordo male, se non mi ricordo male dal nome. Yes, 30, anche questo è appena uscito. Come vedete, all black, perché sapete che io sono un po' black addicted sui colori. Questo è un casco un po' più aero, ma non troppo, perché ha la parvenza di essere aereo nella parte posteriore, ma devo dire che ci sono un sacco di prese d'aria anche all'anteriore. Sono curioso di provare pure questo, molto molto leggero, molto figo. E ci sono anche gli accessori in confezione, come il sacchettino per trasportarlo. Sì, bella questa sacchettina. E soprattutto questo mini accessorio che tutti sottovalutano, ma che secondo me è molto interessante. Stiamo parlando della luce da mettere sul bloccaggio posteriore del casco, sulla cricchetta. Questa è universale, l'ho già utilizzata e vista su vari caschi Matt. Come potete vedere ci sono dei gancettini, noi andiamo a fissare la luce qui al posteriore, se riesco senza rompere niente. Devo rivedere un po' le pratiche. Andiamo a fissarla così, ok. E vedete, qui abbiamo la nostra luce, adesso la scarica, immagino. USB, non ha le cioè ha la batteria già integrata e quindi si ricarica tramite cavetto USB. È una figata pazzesca. Qua c'è la porta per fare questa operazione. E rimane comunque la possibilità di regolare il casco, ovviamente. Quindi è comodo perché ce l'avete sempre con voi, non lo perdete e soprattutto non ve lo dimenticate. Quindi se vi capita di fare una galleria o qualcosa di buio, insomma, avete la lucetta. E soprattutto questa luce è sulla parte più alta della vostra figura e quindi la parte più visibile anche da lontano. Rimettiamo a posto il 30. Andiamo avanti con l'ultimo casco. Passiamo all'esatto opposto del gravel della strada con il DH. Questo è un casco veramente fighissimo. Stiamo parlando del Legit Carbon. Ovviamente casco pensato per la disciplina gravity, ma utilizzabile anche ovviamente per l'enduro se fate gare. Veramente bellissimo, anche questa colorazione, nonostante non sia all black, mi piace un sacco con questi particolari rossi e le sfumature che fanno intravedere poi la fibra di carbonio qua sopra dove c'è il logo di Bluegrass. Veramente bello. Ovviamente abbiamo la tecnologia MIPS al suo interno, anche qui integrata perfettamente. Gli interni sono completamente removibili per essere lavati e abbiamo anche la possibilità di cambiare i guancialini con varie misure, come potete vedere L40 mm, ma come su altri caschi che ho già visto di Matt e Bluegrass è possibile regolare appunto la grandezza di questi pad interni. Viene fornita anche la pratica borsa per il trasporto, davvero fighissima, fatta molto molto bene, è sempre comoda. Se non la usate per il casco potete usarla, non so, anche per metterci qualcosa per la palestra, insomma, per la bici quando andate in bike park potete metterci casco, maschera e guanti, insomma, il vostro gear e via. Buona, per il Legit quindi ve lo farò vedere, ma penso che lo utilizzerò in park prestissimo. Qui abbiamo i guantini magnetici di Bluegrass che li ho già utilizzati, ma me li sono fatti rimandare perché la L mi stava leggermente stretta, quindi mi sono fatto dare l'XL. La figata di questi guanti è che appunto ci sono questi due pad magnetici che li tengono insieme e quindi non li perdete, non vanno per i fatti loro. Altra cosa che mi ha mandato Ulisse è stata la ginocchiera Solid, che è una ginocchiera super entry level perché avevo già provato quella col D3O e quindi mi ha mandato questa, che è comunque molto molto leggera perché nel posteriore abbiamo la retina con i vari elastici per non farla scendere. Abbiamo anche questo micro strap per regolare la chiusura, ma soprattutto ha un prezzo davvero bassissimo. Adesso non mi ricordo esattamente il prezzo, ma comunque è super concorrenziale. Ovviamente trovate qui sotto tutti i link per andare a vedere
tutte le cose che sto spacchettando in questo momento. Ah, tra l'altro, nel backstage del mio studio sono arrivati Tommy Boy e Erwin. Ciao. Perché dopo andremo a fare un giro con le gravel, ma non vi spoilerò niente, lo vedrete. No, in realtà no, lo vedrete. No, in realtà lo vedrete nel prossimo video. Ultimo, ma non meno importante articolo che mi è arrivato, ed è, vi dico la verità, è quello che mi desta più curiosità e che ho voglia veramente di provare, è questo paraschiena di bluegrass fatto a gilet, super mega areato nella parte anteriore, è davvero leggerissimo, devo dire perfetto per le uscite estive, magari anche per le gare. Paraschiena bello grosso che copre anche la parte bassa della schiena, perché alcuni paraschiena sono davvero ristretti, coprono solo la parte alta e non mi piace tantissimo. Ha un sacco di taschine dove poter mettere varia roba, ad esempio barrette, multi tool, insomma le cose che ci dobbiamo portare dietro durante una gara, un allenamento, un giro in park. C'è anche la taschina con la cerniera, ma soprattutto è possibile montare la sacca idrica qua dentro, e questa è una figata. Ovviamente in estate non è il massimo, perché con 40 gradi bevete il tè caldo. Anche per questo direi che abbiamo concluso, rimettiamo tutto nella scatola e passiamo alla prossima. Anche la prossima devo dire super mega interessante, perché arriva da California Sport. E per chi conosce California Sport, sa che è l'importatore italiano di Fox. Paccone super mega fighissimo. Sono stato al telefono un sacco con Giampaolo, ma abbiamo scelto un sacco di chicche davvero interessanti. Vabbè, ovviamente cappellino Fox super mega fit. Maglietta normalissima, t-shirt con il logo camo di Fox. Felpona. Direi che a giugno magari non la uso, però si sa mai che andiamo a girare in qualche bike park sotto l'acqua e c'è freddino. Poi abbiamo il pantalone, questo è il Defend, dovrebbe essere pantalone corto se non mi ricordo male. Sì, pantalone corto, anche questo estivo. Penso che il Defend sia la linea da bike park di Fox, se non mi ricordo male. Ci sono tre linee, c'è il Flexair Defend e l'altra che non mi ricordo in questo momento. Scusatemi per questa mia defiance lavorativa, ma purtroppo non sono diventato ancora la bigia della mountain bike. Anche questo pantalone corto, non avevo ancora provato un pantalone corto di Fox, sono veramente curioso di provarlo questo. Oltre a questo, Zan mi ha mandato anche il pantalone lungo Defend versione Kevlar, quindi rinforzato, direi perfetto per il bike park, perché sulle ginocchia abbiamo questi inserti in Kevlar, appunto, che se per caso cadiamo non ci fanno distruggere i pantaloni, anche perché Fox non è proprio uno dei marchi più economici del mondo, ma qualità davvero toppissima. La cosa che mi piace di questi pantaloni è che non hanno nessuna cerniera, si chiudono solamente con il cricchetto, ma sono come i Flexair che sto utilizzando praticamente tutti i giorni. Hanno le tasche, entrambe le tasche con la cerniera, e questo è una figata, perché ogni volta i pantaloni da DH non hanno manco una tasca e non sai dove mettere le cose. Sono super fit, quindi abbastanza skinny come vestibilità, elastico in fondo, sono veramente fighissimi, hanno un sacco di prese d'aria. E di solito mi diceva Gian che gli atleti pro di Fox utilizzano il Defend in DH, sto parlando, utilizzano il Defend per i pantaloni e la maglia Flexair, perché è molto molto leggera. Maglia Flexair che vi faccio vedere, perché anche questa è una bombetta, questa è veramente fighissima, super leggera, come potete vedere traspirabilissima, vedi attraverso le maniche. E devo dire che la combo Flex maglia Flexair col pantalone Defend potrebbe essere una combo perfetta per il bike park, che si chiude poi con il guantino. Io, come sapete, non sono un grande amante dei guantini, non li metto mai, però devo dire che per fare il tamarro in bike park il guantino con la maglia Flexair abbinata col colore, devo dire che potrebbe essere la scelta giusta, no? Giusto. Chiudiamo questo kit a livello vestiario, poi passiamo agli accessori con il calzino. Vabbè, questo non ve lo apro, è un calzino normalissimo di Fox nero. E passiamo poi alle protezioni. Protezioni, partiamo con la pettorina, anche questa secondo me è tanta roba. Io ho già una pettorina di Fox, modello penso precedente a questo, è un po' più leggera, un po' più plasticosa. Questa invece secondo me è molto più rifinita e fatta bene, ha delle parti morbide, anche qui è possibile togliere o aggiungere la protezione, soprattutto per lavarla. Paraschiena flessibile che si adatta appunto allo shape della vostra schiena, anche questa da park, ma secondo me per l'enduro potrebbe comunque essere utile se non siete proprio disprezzanti delle pettorine. Ginocchiera enduro di 3O, questa me l'avevano data all'evento a Massa Marittima, purtroppo per le protezioni mi hanno dato la taglia L e io purtroppo sono un po' abbondante di gamba e non ci stavo assolutamente dentro, quindi troppa potenza. Zan invece mi ha mandato l'XL, sono curioso di provarle perché sembrano fatte anche queste in maniera
ottimale, super mega areate nella parte posteriore, e all'anteriore abbiamo il D3O che, come sapete se avete già avuto dei prodotti del genere, è super mega morbido, è flessibile, ma all'impatto è un materiale viscoelastico che diventa duro e quindi assorbe tutte le forze dell'impatto. Abbiamo anche degli adesivi? Sì? Non lo so. Adesivi sono sempre ben accetti. Concludiamo prima di tirar fuori la bombetta del casco con la maschera. La maschera abbiamo scelto una Air, ovviamente all black, perché all black deve essere sempre, con la lente clear, quindi trasparente. Penso che lo utilizzerò anche in enduro. Dovrebbe essere anche una fascia di prezzo intermedia, neanche troppo costosa, quindi vi farò sapere come va anche questa. Non so se ci sono altre lenti al suo interno. No, c'è solamente il sacchetto per tenerla e conservarla per non rigare la lente. Vedremo, vedremo, sono curioso. Ultimo, ma non meno importante, anche qui, prodotto di Fox. È un prodotto che avete già visto, non è nuovo, ma è interessante. Non ho mai avuto un casco del genere ed ero curioso di provarlo. È il Pro Frame, casco ovviamente integrale, che però è molto molto aperto nella parte anteriore, e questo ci permette di pedalarcelo anche in enduro senza troppi problemi. Al suo interno troviamo ovviamente la tecnologia MIPS per quanto riguarda la protezione, quindi la calotta che ruota per assorbire le forze di impatto e non trasmetterle al nostro povero cervello, sacchettino per portarcelo in giro, vari pad di scorta da sostituire all'interno, ovviamente perché si usurano a forza di lavarli e utilizzarli. Devo dire, gran bella cosa di Fox, perché pochissimi marchi mettono all'interno questo tipo di ricambi e sono un casino da trovare. Quante storie mi state facendo? Questi bastardi. E quindi rimettiamo tutto dentro di Fox, che è veramente tantissima roba. Penso che tutto questo materiale lo utilizzerò per la sfida, e quindi penso che utilizzerò questi prodotti durante la sfida dei 10.000, che in realtà stanno già diventando 13 quasi, quindi questo so già male. Passiamo alle parti salienti di questo unboxing, cominciando con il telaietto. Allora, questo qua l'avete già visto in qualche storia, l'avevo già tirato fuori dalla scatola per ammirarlo, ma dicei, dai, facciamo questo fake unboxing, dai, per voi. Partiamo dai frenazzi, che non vi avevo fatto vedere perché non c'era nella scatola della Shimano, perché appunto montiamo gli OP. Questi qua sono? Non mi ricordo più quali sono. Freni Tech E4, Yop, dischi da 200 flottanti, sempre di Op, ovviamente 4 pistoncini all black con le guaine silver, perché questo lo scoprirete dopo, cioè lo scoprirete in realtà nel dream build. Ma veniamo al pezzo forte, il nostro telaietto di Yeti. Devo dire, qua gioielleria, grossi ricordi anche per Erdi. SB130, ragazzi, appunto 130 mm di escursione al posteriore, che vanno abbinati in una forca da 150-160. Adesso non sono sicuro se Davide, il buon Davide Bonadrin, mi abbia mandato la versione con corsa maggiorata 138. Questa è la versione, diciamo, standard, ma penso che sia la versione standard, con una piccola modifichina, anche non so si può dire, si può aumentare leggermente la corsa al posteriore, così da aumentare anche il travel all'anteriore, quindi la portiamo a 160 all'anteriore, la rendiamo ancora più incazzata. Ma penso che questa SB130 la faremo un po' più leggerina e da pedalare, appunto perché per fare il discesomane ho già la Mega Tower. Andiamo avanti e passiamo alle MTB, per poi fare l'ultimo passaggio ad un altro mondo molto vicino alla MTB. Parliamo di Specialized. Il nostro buon Marco mi ha mandato una bici super interessante. Stiamo parlando della Turbo Levo SL, la versione SL, quindi più leggera, motore un po' meno performante, batteria più piccola, una bici pensata per assomigliare al 100% ad una bici muscolare, quindi un po' meno potenza, un po' meno watt ora nella batteria, ma reazioni in sella praticamente uguali ad una bici muscolare, in questo caso ad una stand jumper. Ovviamente mi sono dimenticato di prendere la forbice, taglierino, versione expert in carbonio, ovviamente telaio completamente fibra di carbonio anche per il carro. E come potete vedere qui, questa non è una borraccia, ma questo è un range extender che è grande come una borraccia, che si collega appunto alla bici e ci permette di avere più autonomia. Sospensioni Fox 34, è montata veramente leggera, dovrebbe essere meno di 20 kg questa bici, se non mi ricordo male. Sono curiosissimo di provarla, soprattutto di capire a livello di pedalata e a livello soprattutto di discesa come funziona. Non la monto
in questo momento perché mi ci vuole del tempo e perché voglio sistemarmela per bene. La vedrete nel video dedicato, ovviamente la proveremo prestissimo. Adesso che l'ho tirata fuori dalla scatola. E a questo punto direi che posso rimetterla dentro un attimo, altrimenti qui in studio non ci stiamo più neanche a morire. Quindi siamo alle ultime due scatole di questo mega unboxing da 25.000 euro, signori. Parliamo del mondo gravel. Due bici da Cannondale, sono due Topstone. E voi mi direte, ma perché due Topstone? Beh, perché una è una Topstone normale, che è questa, la versione Ultegra RX, che useremo oggi subitissimo. Guardiamo se riesco un attimo a scartarla, giusto per farvela vedere, tanto poi dobbiamo montarla. Questa è veramente una bombetta. No, poi il coloretto. Telaio ovviamente full carbo. La caratteristica principale della Topstone e che tutti apprezzano di questa bicicletta da gravel è il fatto che, come potete vedere, se notate sull'infulcro superiore dei foderi c'è un perno, questo perché il carro è costruito in modo tale che fletta e quindi questo ci dà quei pochissimi centimetri di diciamo escursione e ci permettono di avere molto molto più comfort per quanto riguarda i tratti gravel e lo sterrato. Manubrietto un po' aero con una, direi, un'ottima integrazione con l'attacco manubrio. La montiamo tra poco. Questa è appunto montata con Ultegra RX, pensato appunto per il gravel. Doppia corona all'anteriore, solita cassetta da gravel al posteriore, freni Shimano che adoro per quanto riguarda il gravel, secondo me sono veramente il prodotto migliore per quanto riguarda questa categoria sul mercato ad oggi. E passiamo alla nostra seconda Topstone. Questa è decisamente diversa, ma allo stesso tempo super interessante. Anche qui parliamo della Topstone Carbo, ma questa volta parliamo della Mio, che pesa leggermente di più perché è elettrica, ragazzi. È massella. Come potete vedere, tubo anteriore leggermente più grosso perché appunto ospita la batteria del motore Bosch. Sono curioso tantissimo di provare questa bici perché se già sono convinto delle e-bike per quanto riguarda il mondo della mountain bike, avevo ancora un punto di domanda per quanto riguardava il mondo della strada e del gravel. Avevo provato un paio di bici in Spagna all'evento del Bike Connection di Girona, ma non avevo fatto grandi chilometri, quindi avevo ancora dei dubbi, volevo ancora fare qualche prova, qualche test, e quindi perché non approfittare chiedendo a Cannondale e a Simone due bici, due Moterra uguali, anche per fare un confronto, diciamo. Quindi questa qua, per la gioia di Tommy, sarà la sua bici di oggi, così, yes. Così lo trasformiamo in un biker elettricato. Anche qui ruota anteriore, tra l'altro chicca di Cannondale che ha inserito sui nuovi modelli è questo sensore che, oltre a misurare la velocità, permette anche di tenere monitorati i chilometri, e ogni volta che portiamo in un centro Cannondale la nostra bici è come un contachilometri, è come il contachilometri della nostra auto, quindi avremo il chilometraggio totale che ha percorso la nostra bici consegnati al suo interno, anche tutti i lavori che il nostro meccanico deve fare e ha fatto, quindi avremo uno storico di tutte le manutenzioni fatte dal meccanico e non potremo sbagliarci, soprattutto magari quando andiamo poi a rivendere la bici abbiamo tutto segnato e non ci possono raccontare balle. Bene ragazzi, direi che per questo video è tutto. Ho fatto un casino devastante in studio, dovrò rimettere tutto a posto, ma sono contento di averlo fatto perché erano giorni che avevo le scatole piene, non potevo svuotarle e mi dava un po' d'ansia avere lì la roba nuova. Sì. E detta così suona malissimo. Noi adesso montiamo le Topstone e andiamo a tirare il collo a Tommy, ma tanto pedala come una bestia. E basta per il resto, ragazzi, vi ricordo che ogni giorno esce un vlog sulla preparazione che sto facendo per lo speciale di 10.000 che faremo penso la settimana dopo il 20 di giugno. Ci vedremo in parco in Paganella, ovviamente ci vedremo qua tutti i giorni sul canale. E basta, iscrivetevi anche al canale di Erwin che non pubblica mai niente. Bravo, pubblica bravo, dei video prossimamente. E basta, comunque Erwin lo vedrete ancora nel video, ma vedrete anche Tommy, il nostro Tommy Boy. E basta, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Bella.